Dio sempre si è preso cura del popolo nel deserto, come racconta il libro dei Numeri. Il popolo era sottoposto alla prova della fame. Allora il Signore ha risposto con la manna, ma volevano la carne e Dio ha risposto inviando le quaglie. E poi mancava l'acqua e Dio ha risposto con l'acqua. Quando erano arrivati vicini alla terra che dovevano prendere, hanno tanto insistito perché Mosè inviasse degli esploratori a spiare com'era il popolo che abitava la terra. E sono tornati ammirati, descrivendo un popolo pieno di ricchezza, di frutta, di animali. Erano entusiasmati e come prova avevano portato anche dell'uva, dei frutti della terra. Ma subito dopo 10 esploratori su 12 hanno cominciato a diffondere false notizie per spaventare la gente, perché diffondere la paura è il modo migliore per continuare a stare al potere. Dicevano: sono ben armati, sono più forti di noi, non andiamo, ci uccideranno tutti. E il popolo ha deciso di non andare. E così sono rimasti altri 38 anni nel deserto. Una volta il popolo si lamentava dicendo: vi ricordate in Egitto quanta carne, quante cipolle, quante cose buone mangiavamo, cose saporite, non ci mancava nulla. Guardiamo la parzialità di questa memoria ammalata, di questa nostalgia distorta. Sì, mangiavano tante cose, ma nella mensa della schiavitù. E quello lo avevano dimenticato. Queste sono le illusioni che porta il diavolo. Ti fa vedere il bello di una cosa che hai lasciato, dalla quale ti sei convertito nel momento della tentazione. Sempre ci sono le prove, le consolazioni del Signore, c'è la manna, c'è l'acqua, ci sono gli uccelli che ci danno da mangiare. Eppure, nonostante ciò, quel cibo del passato sembra più buono. Ma non dimenticarti che lo mangiavi alla tavola della schiavitù. Anche nel brano di oggi il popolo protesta contro Dio e contro Mosè. Ma perché ci ha fatto uccidere dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché non c'è pane né acqua, siamo nauseati da questo cibo così leggero? Sembra quasi che volessero uno chef che facesse loro una cosa più gustosa, dimenticando che se non fosse stato per loro sarebbero stati da decenni nella terra promessa. E il popolo sparla di Dio. E qui viene introdotta la figura dei serpenti, perché sparlare di Dio è avvelenarsi l'anima, avere il cuore depresso, avvelenato. I serpenti sono il simbolo dell'avvelenamento, della mancanza di costanza nel seguire il Signore. Gli israeliti si sentivano nauseati dell'aiuto di Dio, di un dono di Dio gratuito. Pensate che quel miracolo della manna è il più grande miracolo mai avvenuto nella storia per 40 anni. Un miracolo per 40 anni a un intero popolo. È più grande del Mar Rosso, no? Ma ci stanchiamo anche dei miracoli. E così quella gioia dell'inizio della liberazione diventa tristezza, mormorazione.
Probabilmente preferivano un mago che con la bacchetta magica li liberasse e non un Dio che li facesse camminare e che in un certo modo li facesse anche a loro guadagnare la salvezza, che ci mettessero anche qualcosa di loro, perché Dio fa così, ti lascia libero, vuole che fai la tua parte, perché altrimenti sei libero esteriormente, rimani schiavo dentro il cuore. Si sfogavano, ma non si accorgevano che con questo atteggiamento si avvelenavano l'anima, come il veleno dei serpenti. Quel popolo aveva l'anima avvelenata. Il serpente è il primo degli animali che viene nominato nel libro della Genesi e viene ricordato come il più astuto. E il Signore mandò tra il popolo serpenti brucianti e quelli mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Dire che Dio li ha mandati vuol dire che non li ha fermati, perché Dio non poteva sempre continuare a fare miracoli per aiutarli, specialmente se loro avevano il cuore chiuso. Non possiamo pretendere sempre miracoli. Allora il popolo si pentì, chiese perdono a Dio e Dio ordinò a Mosè: fatti un serpente, mettilo sopra un'asta, chiunque sarà morso lo guarderà, resterà in vita. È misterioso. Il Signore non fa morire i serpenti, li lascia, ma se uno di questi fa del male a una persona, guardando il serpente di bronzo, questa persona guarisce. Il serpente quindi viene innalzato per ottenere salvezza. E sapete cosa gli viene in mente? Gesù, lui stesso, nel brano del Vangelo di oggi, discutendo con i dottori della legge, fa riferimento a questo episodio del libro dei numeri, lo abbiamo sentito, dice loro chiaramente: se non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati. E quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, è il nome di Dio. Quando Mosè domanda al Signore se il popolo mi dice: ma chi è che mi manda? Chi mi manda? Chi ti manda a te per liberarci? Potrebbero chiedermi. Qual è il nome? E la risposta è: io sono. Lo stesso concetto era stato ribadito da Gesù in un passo riportato due capitoli prima, quando dice ai dottori della legge lo stesso: come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, perché chiunque crede in lui sia salvato. Il simbolo, il serpente quindi, è simbolo del peccato. Il serpente che uccide, ma è anche un serpente che salva. E questo è il mistero di Cristo. San Paolo dice che Gesù si è fatto peccato. Allora, volendo usare il simbolo biblico, potremmo dire: Gesù si è fatto serpente, il figlio dell'uomo fatto peccato viene innalzato per salvarci. Guardare il crocifisso è guardare proprio questo mistero, un Dio svuotato della sua divinità totalmente per salvarci. Questo è il significato: si è fatto peccato, vuol dire si è svuotato del suo essere Dio. Gesù si è fatto peccato e ha preso su di sé le sporcizie tutte dell'umanità, le sporcizie tutte del peccato, e si è fatto peccato, si è fatto innalzare perché tutta la gente guardasse e guardandolo guarisse.
tutti noi guariti dal peccato, guardando Dio che muore per noi, guariamo dal peccato. E lì, su quella croce, c'è anche il mio peccato, il tuo peccato. Ed è già perdonato. Chi non guardava il serpente di bronzo, dopo essere ferito da un serpente nel deserto, moriva nel peccato. Il peccato della mormorazione contro Dio e contro Mosè. Allo stesso modo, chi non riconosce in quell'uomo innalzato come il serpente la forza di Dio che si è fatto peccato per guarirci, morirà nel proprio peccato. Perché la salvezza viene soltanto dalla croce. Non c'è salvezza nelle idee, non c'è salvezza nella buona volontà. Non c'è salvezza nei tuoi meriti, nella tua voglia di essere buono. L'unica salvezza è Cristo crocifisso, perché soltanto Lui, come il serpente di bronzo, è stato capace di prendere tutto il veleno del peccato e ci ha guarito. La guarigione viene solo guardando la croce, guardando Dio che assume i nostri peccati. Il mio peccato è lì. Guardiamo il serpente. Il veleno è lì nel corpo di Cristo, il veleno di tutti i peccati del mondo. E chiediamo la grazia di accettare i momenti difficili, di accettare lo stile divino di salvezza, di accettare anche quel cibo così leggero del quale qualche volta ci lamentiamo. Di accettare le vie per le quali il Signore mi porta avanti. Nei momenti brutti, nei momenti difficili, nei momenti in cui siamo tentati di avvelenarci un po' l'anima contro Dio, o di avere nostalgia del tempo della schiavitù, di tornare indietro dal cammino della salvezza, perché capitano anche a noi questi momenti, come era capitato al popolo un tempo. Ecco, in questi momenti bisogna guardare Cristo innalzato come il serpente, perché Lui si è fatto serpente, si è annientato tutto per vincere il serpente maligno, il demonio. Il serpente è l'opera di Satana e Gesù vince Satana facendosi peccato. Se noi vogliamo conoscere l'amore di Dio, guardiamo il crocifisso. Lì incontriamo un uomo torturato, morto, che è Dio, svuotato della divinità, sporcato, fatto peccato. Che il Signore ci dia la grazia di capire un po' di più questo mistero.